un grande onore per noi questa giornata avere la signora Maria Rajavi, che è presidente eletta del Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana, e quindi qui a Roma, in questa sala del Parlamento, della Camera dei Deputati, avere la possibilità di condividere tante cose buone che ci giungono come notizie, e oggi particolarmente ce n'è una buona che adesso proverò ad annunciare, ma dirà ovviamente molto meglio Dan Rajavi. E quindi è per noi, dicevo, un grande onore, sono contento di presiedere questa manifestazione, questo momento di incontro. Grazie al fatto che la presenza della Presidente Rajavi ha rappresentato per noi tutti anche un momento di speranza. Devo congratularmi in premessa con il Presidente Rajavi e con i membri sostenitori del suo movimento, perché è successo un fatto in queste settimane molto importanti, un verdetto che è quello della Corte spagnola, che con un'ordinanza ha di fatto condannato il consigliere di Al-Maliki, Faleh el-Fayyad, e finalmente è venuto in maniera inequivocabile e chiara a livello internazionale la prova, e questa ordinanza ovviamente non è che pensiamo e speriamo soltanto l'inizio di una lunga serie di procedure internazionali, la prova che c'è stato un crimine commesso il 1 settembre a campo Ashraf. E quindi il ruolo che ovviamente è stato svolto dall'Iraq in quell'occasione, che è stato complice del regime iraniano. Questa ordinanza giudiziaria crea le condizioni per poter finalmente addebitare in maniera chiara una responsabilità, e quindi finalmente sono state identificate a livello internazionale gli autori di questo crimine. Madame Rajavi ovviamente non ha finito la sua battaglia, però ha significativamente detto a coloro che hanno fatto lo sciopero della fame in tutto il mondo, si ricorda a tutti voi che ci sono centinaia, migliaia di persone che hanno fatto sciopero della fame a Ginevra, a Berlino, a Ottawa, a Londra, a Melbourne, a Washington e a Roma, e che hanno dato prova concreta di un sostegno forte affinché l'opinione pubblica mondiale si rendesse conto di questa grandissima negatività che caratterizzava il regime iraniano e i suoi complici iracheni. Adesso però siamo qui, e quindi dopo questo momento di congratulazioni e di personale soddisfazione entriamo nel merito, perché avere questa prestigiosa figura è un momento di grande importanza per noi. Prima però di fare il passaggio centrale del mio intervento, desidero anche ringraziare un po' di intervenuti. Lo farò pian piano nei confronti di tutti, però soprattutto in questo momento desidero ringraziare coloro che sono seduti attorno a questo tavolo. Da sinistra il senatore Lucio Malan, che da sempre si occupa dei diritti dell'uomo e che è sensibilissimo a tante tematiche, di cui mi onoro anche essere amico personale e che, con cui condividiamo tante battaglie. Alla mia destra Elisabetta Zamparutti, che è co-presidente del Comitato Italiano dei Parlamentari, e non solo parlamentari, che guida o cerca perlomeno di coordinare assieme a tanti altri deputati l'attività a favore della resistenza iraniana. E poi, dulcis in punto, alla destra del nostro tavolo, il senatore Robert Torricelli, già membro del Senato degli Stati Uniti d'America, grande difensore di Ashraf, è una delle persone più prestigiose e più note in Italia per il suo impegno civico, ed è appena arrivato qui, quindi dulcis in fundo, come si suol dire, il nostro amico, il ministro Giulio Terzi di Sant'Agata, che è stato già ministro degli esteri ed è anche lui un grande sostenitore della nostra grande battaglia, che è umana e culturale.
Bene, adesso entro nel vivo, prima di dare la parola a tutti voi. E vorrei entrare nel vivo leggendo alla Presidente quello che è stato un documento firmato da ben 320 deputati. Voi sapete che la Camera dei Deputati è fatta di 630 membri, quindi qui significa che hanno già firmato più della metà dei deputati, in maniera assolutamente trasversale, come si suol dire, cioè bipartisan, più persone, più componenti, più deputati per diversi schieramenti. La dimostrazione concreta di una battaglia che è sicuramente una battaglia a favore della resistenza iraniana fatta in maniera convinta. Vi dico subito che le firme non sono finite, la raccolta continua, però già il fatto stesso che più del 50% abbia già realizzato questo momento è già un qualcosa di cui ci dà grande onore. Prima di consegnarlo fisicamente nelle mani della Presidente Rajavi, io desiderei però farvi conoscere il contenuto del attraverso il quale poi è avvenuta la firma dei deputati. E questa è la lettura ufficiale che mi permetto di dare pubblicamente lettura testuale. Sono passati più di 3 mesi dal genocidio dei residenti di Ashraf e membri della resistenza iraniana, 52 sono stati trucidati, 7 rapiti, di cui 6 donne. A tutt'oggi non vi è ancora un'indagine indipendente che abbia fatto luce su questo crimine abnorme. I 7 ostaggi non sono stati liberati e non è stato emesso alcun atto, alcun provvedimento per garantire la sicurezza dei residenti Camp Liberty in Iraq. Tutto questo ovviamente ci preoccupa fortemente. Le Nazioni Unite più volte hanno affermato la necessità di tutelare l'incolumità dei residenti Liberty, che risultano essere tutti richiedenti asilo sotto la protezione internazionale e persone protette dalla 4ª Convenzione di Ginevra. Quindi dopo più di 21 mesi al trasferimento dei residenti a Camp Liberty non c'è ancora prospettiva per il collocamento presso paesi terzi. Nel 2013 i residenti di Camp Liberty hanno avuto una vita molto difficile, per 3 di loro ci sono stati anche momenti di grande panico, visto che sono stati attacchi missilistici che hanno provocato decine di morti e centinaia di feriti. Il blocco sanitario a Camp Liberty, che si è intensificato soprattutto dopo il massacro del 1 settembre, ha causato già oggi 15 morti tra i pazienti e in questi giorni, proprio in questi giorni, è arrivato anche a notizia il 16° morto. Vista la drammatica situazione dei rifugiati iraniani in Iraq, i deputati che hanno firmato questo documento chiedono al governo italiano, all'Unione Europea, agli Stati Uniti d'America e all'ONU di intraprendere iniziative adeguate affinché, primo, vengano liberati i 17 ostaggi in Iraq, secondo, si provveda a garantire la sicurezza ai residenti di Camp Liberty fin tanto che resteranno in Iraq, terzo, venga piazzata una squadra permanente di osservatori e di caschi blu all'ONU a Camp Liberty 24 ore su 24. Esprimiamo anche le nostre preoccupazioni per il fatto che dopo 6 mesi delle elezioni presidenziali e a 100 giorni dall'insediamento del governo di Rouhani non ci sono cambiamenti tangibili nel regime iraniano. Anzi, in questo periodo sono state impiccate almeno 450 persone e la situazione dei diritti umani in Iran è ulteriormente peggiorata. Così come sono aumentate le ingerenze del regime iraniano nella regione e secondo le dichiarazioni dell'organismo internazionale, dell'AIEA, i progetti nucleari in Iran procedono con celerità. Perciò noi sosteniamo la piattaforma in 10 punti annunciata da Mahrayan Rajavi, presidente eletto del Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana, per un Iran democratico e secolare. Ecco, io a questo punto desiderei che tutti voi faceste un grande applauso. E con grande onore, a nome del Parlamento e della Camera dei Deputati, presento questo documento che significherà per l'Italia una grande forza e che consentirà di raggiungere gli obiettivi.
این نظرگاه واقعی نمایندگان مردم ایتالیا است در مورد مقاومت و رژیم دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران. بسیار با ارزشه. Thank you very much. Mi avvio, Presidente, alla conclusione e quindi aggiungo soltanto due o tre passaggi. Tra questi 320 deputati che hanno firmato ci sono parlamentari, ovviamente, ministri, ex ministri, presidenti di commissione. E noi non possiamo altro che ribadire con questo documento che in nessun modo ci si può fidare di questo governo iraniano attualmente. Questo attuale regime, perché non nulla è cambiato dai tempi di Rafsanjani, poi Khatami, Rouhani e oggi quindi di fatto la dittatura continua sempre più forte proprio perché evidentemente si rendono conto che solo la forza e la violenza può consentire loro di mantenere questo regime. Ed ecco perché, e questo è il mio auspicio prima di passare la parola al Presidente Rajavi, il nostro augurio è che questa grande leader dal grande carisma, dalle conclamate capacità, possa finalmente con il suo ruolo importante che sta svolgendo in tutto il mondo condurre l'opinione pubblica mondiale a sostenere con forza la sua battaglia, che è diventata a questo punto anche la nostra battaglia, e fa sì che questo sanguinario regime iraniano abbia a cessare quanto prima. Questo è il nostro auspicio, questa è la nostra speranza. E con questo ultimo applauso do la parola a Madame Rajavi. Prego, Presidente. Thank you very much.